Ciao a tutti da Tiger, siamo nel terzo episodio di Paperino, Operazione Papero, con la mia ragazza. In Ciao a tutti. questo episodio andremo a affrontare la terza isola. Oddio. Nello scorso episodio abbiamo completato tutta la seconda isola e sconfitto il boss, la banda dei bassotti. Ora però la terza isola sembra che è a tema horror. Sì, è quella del castello, che quando ero piccolo mi ero praticamente bloccato al secondo livello o al primo livello, non mi ricordo bene. E non ho più continuato il gioco perché mi faceva sclerare. E l'ho abbandonato, non ci ho giocato più. Secondo me infatti saranno E se difficili. non mi sbaglio, poi il weekend che veniva, il sabato, l'ho venduto e mi sono preso un altro gioco. Ok, sono. Ah! Sono la prima isola, da quello che vedo, aveva 4 livelli il boss. Di nuovo 3 livelli e un boss. Sono 3 livelli. Ma vediamo il primo come si chiama. Si chiama L'atrio dei fantasmi. Che bel titolo, ragazzi! Andiamo? Questo video è a tema horror, siamo tornati ad Halloween. Sta caricando, sì, sono entrato. Sì, è quello del castello. No, ma è quello del castello, me lo ricordo, è questo qua quello che non Non riuscivo ci ad pensare, dai, proviamo a farlo, dai, non ci andare. Ma chissà, ero pensare. piccolo e magari non ero bravo ancora. Magari ti facevano pure paura vedere certe Però tipo cose. se passi a sinistra non ti prende. No, l'osso. L'osso ti prende. No, devi saltare sopra. C'è pure Frankenstein a Paperino. C'è un paperino sulla sedia a rotelle che mi lancia le cose. Ma Frankenstein mi insegue lo stesso, nonostante ci sono le No, palle. ecco i fantasmi! Escono dalla cosa i fantasmi. Checkpoint. Io ancora no. No vabbè, ma guarda, escono dal pavimento, non è che l'ho visto. Esatto. Checkpoint, Ma amore. dove mettono le vite? Ma dai, ma le vite mettetele sopra, no? Sono morto. Va bene, male che ho preso il checkpoint, dico solo questo. Sì, mi ricordo che morivo sempre perché c'erano i fantasmi che m'acchiappavano dai piedi. E poi la notte me lo sono pure Ma pure sognato. dalle zucche escono i fantasmi. Poi ci sono i pianoforti volanti, sì, vabbè. Che è un film horror. Poi Paperino. Cioè, ma pure Topolino ha i livelli dei livelli horror. Non capisco perché sono fissati con questi livelli horror da Disney. No, sono caduto. Quanto è brutto di nuovo dal primo checkpoint. Terzo checkpoint. Secondo checkpoint, amo. Sono riuscito a prendere il checkpoint. Mi sembrava stavano al terzo, già. No, sono morto. Oddio mio. Ogni volta che prendo il checkpoint muoio, non so se è tipo una bestemmia che mi manda il gioco. Vabbè, meno male, non lo so, eh. Comunque quando arrivi ai pianoforti, che ci sono quelle specie di cani che ti mordono. Ma è proprio tipo al lato proprio alla fine, che praticamente non ti prende. Ma ci puoi saltare sopra, ci sono saltata sopra, ci sono saltata sopra e sì, se ne Ma vanno. poi hai visto i cagnolini, quelli per terra? Ci sono tanti tipi di Rex che aspettano il momento giusto per morderti. Vabbè, dalle zucche Ma voi posso dove che. le mettono le vite, dai? Tanto tanto ne abbiamo in. Ho finito. Non ci credo, l'ho superato! Allora è il secondo livello forse, perché questo è stato più facile, dai. Ho fatto 13.000 punti e ho preso una vita extra, ma tanto ogni volta che finisci. Avrei tanto voluto esserci. Sì, anch'io! Il nostro programma ha creato una nuova mossa. Il suo nome è Tap Tennis. Ecco la co. Ecco la combinazione. È finita, mo? Vabbè, Comunque ci comunque. sono, tu sei entrato. Sì. Ma hai visto come si chiama? I misteri. Perché pure questo qua secondo me c'è il suo perché. Sempre nel castello, mo. Andiamo avanti, dai. Capite che è tutto nel Ma tutti quanti castello. sono al castello, Ma ok? io no, ma io sono curioso di capire chi è il bot. Immagini è Pluto. No, poverino. Oppure cosa? Scooby-Doo. C'entra Scooby-Doo? Perché Scooby-Doo è quello che si occupa di cartoni horror. No, se ne vanno queste.
Meno male che dopo ricompare. Meno male che Marit. No, ma poi ricompare, salta lì indietro che poi ricompare. Checkpoint. Ok, checkpoint. Sì, ma guarda qua, che roba è questa? Ok, io l'ho passata quella parte. No, vabbè, non ci posso credere. Però arrivata alla fine non mi ha dato il doppio salto. No, sono caduto, ho passato il pavimento. Che schifo. No, vabbè. Poco ci perdo tutte le vite. Ma non salta, mo, non salta. Non vedo più. Merda. Guarda, non va. Mi devi dare un checkpoint, comunque non posso andare avanti così. Questa era quella, come lo ricordo, era questo il livello difficile. Ma... checkpoint. Io me la sto cavando in qualche modo. Che cazzo, guarda il pipistrello che mi ha fatto prendere il pacchetto. No, vabbè. Di nuovo dalla... Ho perso qua qui... Hai visto quando mi sì, mi fa... Io quando ero piccolo mi faceva sclerare sto livello. Lascia stare, guarda, non ci pensare proprio, va. Che più ci pensi e peggio. Ma un checkpoint ce lo potevano mettere, va. Ho perso proprio... Alla... Che forse il checkpoint davanti ce l'avevo. No, sono caduto. Ma poi checkpoint... Amore, checkpoint è lontanissimo, ma tu non puoi capire. Io sono arrivata qui così che cadono, a un certo punto. Lo so. Ti capisco. Buah. Cioè abbiamo perso più vite qua che in tutti i livelli che abbiamo fatto fino a mo. Okay. Tutto quello che abbiamo recuperato lo sto perdendo qua io. No, non ci posso credere. Meno male che avevo preso il checkpoint. Mamma mia, meno male. Io sono morto, mo. Ho visto, cioè, proprio il traguardo, un salto e ero arrivato proprio alla fine livello. Cioè, ho finito proprio il livello. Eppure io sto perdendo sempre alla fine. Perché non mi salta. E dove era sta fine qua? Non è che l'ho visto quel buco. No, vabbè. Paperino, questa me la scrivo. Fai pure i pipistrelli, una volta si colpiscono, una volta no. Ho finito, mo. Mamma mia, finalmente, ci sono riuscito. Io cado sempre nello stesso punto, fra poco una vita mi è rimasta. Questo è il castello, questo video si intitolerà Il Castello Maledetto. Ti dico solo che se perdo questa vita... Da capo, tutte le vite hai finito già. Me ne è rimasta una sola. Cazzi, no, io ne avevo 24, sono rimasto con 18 o 17. Io ho perso a quello di prima, ne ho perso tanto a quello di prima pure. A quello dell'altro livello prima della mano. Mi sono cacciato un bello sassolino dalla scarpa comunque. Sei stato grande, zio Paperino. Sei veramente notevole. Ma no, ma non vi va il doppio salto però quando arrivo in questo punto. Ah, ma quando arrivi... Ok ragazzi, la mia ragazza ha superato il livello 2, adesso dobbiamo fare soltanto il livello 3. Abbiamo fatto una scommessa, ovvero che io sono sicuro che il livello 3 ci sia la mano di nuovo, quindi sarà un livello difficile. Invece, lei dice no.
Lei dice no, vediamo chi c'ha ragione. Il livello si chiama il sentiero spettrale. Già perché si chiama il sentiero, c'è la mano, vai tranquilla, andiamo a vedere. Scopriamo questa nuova avventura. Non c'è la mano. Ma vaffanculo, hai ragione. Ma secondo me tu sei andata a sfidare. No, 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 no. No, ma lo sai perché? Perché secondo me è troppo difficile questa. Con i salti, tu dici. Esatto, sulle ragnatele è impossibile con la mano, si perde troppo tempo. Sarebbe impossibile. Poi col piano, con i pianoforti che scompaiono ad un certo punto, come fai? O devi pensare ad andare di fretta che la mano ti insegue. Attenta che c'è il fuoco, no? Sì, infatti mi sono fermata in tempo. Ci sono questi che escono dai muri che mi danno fast checkpoint. Mi sembra facile comunque. Sembra più facile finora, pure io l'ho preso checkpoint. No, ma è difficilissimo. Dopo il checkpoint è una merda. Mi ha colpito il fuoco quando ero là sopra. Vabbè che basta saltare. Oddio, ci sono le ragnatele laterali. Ricordi come devi saltare, come ti ho imparato io? Forse. Ah, belli, i pianoforti scompaiono se ci stai troppo sopra. Eh sì, te l'ho detto prima. Il paperino sta ingazzato, basta con i pugni. Dammi un bel gelatino. Ok. Bellissimo sto livello. Perché mi piace che tutto devi saltare. Ecco! Sei concentrato. Altro checkpoint, mica come era lontano comunque rispetto agli altri, hai visto? Non so se ci sei arrivato. No, ancora no. C'ho paperino alla massima potenza, perché ho preso un sacco di succhi di frutta e gelati senza morire. Senza mai essere colpito. Ma che ci vengono messi a fare? Basta fare così. Altro checkpoint, siamo già al terzo. Mamma mia! Che combo! Sono un pro player, dai, basta. Voglio attaccare? 20 vite. Ah, ma può scendere. Come sei concentrato? Ti sento molto silenzioso in questa parte. Sono concentrato. Perché un po' difficile c'è. Vabbè, ci sta, Ho finito! Cioè, ho visto no, tipo una porta chiusa. Ho visto una porta. Ho finito e sono caduta, guarda. Ah, no, ho visto una porta chiusa. Ho detto che cazzo è sta porta? E poi ho visto tipo l'antenna. Ho detto, quindi ho finito. Ho totalizzato 15.300 punti. Più ho ottenuto una vita gratis. Ma tutto l'altro non me lo fa, però. Che palle. Non me lo fa il doppio salto, però. Se sto perdendo tutte le vite, sto perdendo. Dai. Manca solo il boss. Ok, ragazzi, finalmente abbiamo finito l'isola. Dobbiamo soltanto uccidere il boss sperando di riuscirci. Andiamo dal boss. Vediamo cosa ci aspetta. Mai affrontato io il boss di questo. Mi sono sempre fermato nei livelli di quest'isola. Vediamo chi è. C'è un filmato strano. Una roba tipo spa. No, vuoi vedere che. Ho la sensazione che sarà difficile. È paperina cattiva, mi sa. Quella paperina con i capelli neri. L'ho vista in qualche cartone. Ciao, paperino. Ciao, paperino. E cade sempre.
Ho trovato una monetina. Sembra la stessa, ah, dice. Ah, già capito. Sì, è lei. È la strega. Secondo me è difficile, però, mamma mia. Allora, vediamo, io sono iniziato. No! Sì, va a casa butta, no! Devi saltare sempre. Ah, dobbiamo scansare queste. Devi fare? Li dobbiamo scansare. Ah, ti esce l'ombra a terra quando ti esce. Vedi, sì, che ti butta, sì, due, sì, gente. Sì, lo so, l'ho capito. Mamma mia, oddio. Sì, pure gli scheletri. Ah, vabbè, basta che ci salti sopra. Vabbè, ce ne sono tutta una mila. No, no, li puoi anche picchiare. Lo so, ma ce ne sono tantissimi. E ma? Una volta che li picchio tutti? Ma non ho capito come danneggiarla. Secondo me dopo che poi li picchiamo tutti, scende lei, non lo so. No, io li picchio tutti, ma ricomincio. Giuro che non l'ho capito. Pure io. Non regalo. Niente. Ah no, niente, amo, muore automaticamente uccidendo gli scheletri così, senza colpirla. Il vangelo ha tolto una vita. Io no, però. Ma per quanto mi ha colpito. Basta che uccidi gli scheletri due volte. E muore. Ah no, ho capito, mo, ho capito, mo. Ho capito, mo. Praticamente, hai visto quando lei. Praticamente, quando tu colpisci uno scheletro, lei deve essere sopra lo scheletro. E gli salta la testa addosso. Che fa? Tu devi. Quando tu picchi uno scheletro. Ti devi trovare. Lei si deve trovare sopra lo scheletro. E gli salta. E quando tu lo colpisci, la sua testa va addosso. Va addosso. Quando. Va addosso alla, a lei. L'ho uccisa! Io no. Praticamente quando tu colpisci lo scheletro, lei si deve trovare sopra di te. E gli togli la vita così. Ti dico la verità, è stato il boss più facile del gioco per il momento. Abbiamo attaccato la terza antenna, adesso la nostra macchina è potentissima e possiamo andare nell'isola di Merlock. Porca troia, andiamo. Caricamento in corso. Comunque è facile, lo superi tranquillamente, senza difficoltà. È anche facile scansare le cose. La mia macchina sta acquistando. Va bene, facciamo che io lo faccio. E se riuscirai a trovare e a posizionare l'ultima pala al centro del tempio di Merlock, la sua energia aumenterà ancora. Ti accorgerai che quest'ultima pala è un po' diversa. È la più potente che il mio bisnonno abbia costruito. Farai meglio ad andare. Paperina ti sta aspettando. Paperina ti sta aspettando. Ottimo. Ok ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo alla parte finale per andare a fare l'ultima isola, l'isola di Merlock, e sconfiggere Merlock e salvare Paperina. Ciao a tutti da Tiger! Ciao a tutti!